Ciao bambini! Non c'è cosa più bella della gentilezza e ne sa qualcosa il nostro sarto. Ma prima di iniziare il nostro viaggio occorrono due cose. Magiche orecchie per ascoltare con attenzione e le ali della fantasia per volare e divertirci insieme. Bene, adesso che abbiamo tutto, possiamo prendere la nostra magica valigia. Chissà che libro si nasconde qui dentro. Il metro della gentilezza. Nel regno di Tralalla viveva la principessa Scintilla Bizzosa, ma questa non è la sua storia, è invece quella del suo giovane sarto, Tonio Taglietti, che la principessa l'aveva appena licenziato. Pretendeva 10 vestiti nuovi al mese e gli consentiva di prendere le misure una sola volta. Beh, nel mentre la principessa ingrassava e dimagriva. Dopo essere stato cacciato, il sarto si sedette sul prato e iniziò a piangere. Una chiocciola dal guscio color oro gli si avvicinò e lo osservò. Fece uscire una piccola striscia di tessuto giallo ancora più lucente della sua casetta, con dei minuscoli numeri scritti sopra. Oh, ma è un metro, disse il sarto. Oh, è il metro della gentilezza per l'esattezza, precisò la chiocciola, e misura la gentilezza delle persone e in base a quella cuce i loro vestiti. Se una persona è gentile, avrà un vestito bello che le sta a pennello, se invece è scortese, avrà brutte sorprese. La prima persona a cui realizzò un bellissimo abito fu Serena, la contadina. Che onore sarebbe se solo avessi il denaro per pagarlo! Oh, ma non si preoccupi, mi bastano un po' di lattuga e qualche zucchina. E subito all'opera. Quando arrivò il gran ballo di primavera, partecipava più gente che a una fiera. Tutta incipriata c'era anche la principessa Scintilla, che fissava Serena molto accigliata. E volle a tutti i costi il sarto per realizzare il suo abito. Ma come già sappiamo, cari amici, il metro non misura né corpo e né cervello, ma il cuore gentile. E provate ad immaginare la reazione di Scintilla quando indossò i suoi abiti. Ricordate, spesso accade che i poveri abbiano abiti splendenti, mentre i potenti si prendono dei grandi spaventi. Cari amici, il nostro viaggio finisce qui e ricordate sempre che la magia delle parole rimane il regalo più bello a qualsiasi età. Ciao!